abbiamo disputato una grande partita, siamo usciti vittoriosi al termine dei 90 minuti, ma devo dire che non dobbiamo montarci la testa, ma continuare a lavorare come stiamo facendo da un mese a questa parte. Abbiamo disputato una gran partita, come ripeto, forse potevamo chiudere il secondo tempo, però va bene, dai. È una buona vittoria. Proprio tu hai avuto l'occasione per chiuderla, sei stato fantastico fino a un secondo prima del tiro. Cos'è successo in quell'occasione? Sei partito in velocità, hai superato il portiere? Sì, all'inizio avevo pensato di fare il pallonetto, poi il portiere si è fermato, ho spostato la palla e al momento del tiro sono arrivato, diciamo, un po' in affanno e mi si è alzata col corpo all'indietro, ho tirato. Peccato perché era veramente bello oggi, dai, segnare, chiudere la partita lì sul 2-0, però dai, come ripeto, bene così. Adesso si festeggia per un giorno e poi si riprende a lavorare perché c'è la Coppa e soprattutto c'è il campionato ormai alle porte. Sì, si continua a lavorare come ho detto già prima e continuare come stiamo facendo, riprendere da subito, non montarci la testa ma continuare appunto a correre e darci dentro perché ci possiamo levare veramente grandi soddisfazioni. È stata un'ottima risposta alla prima uscita stagionale, ci tenevamo perché anche l'ambiente, anche il presidente che ieri ci aveva parlato, non ci aveva nascosto insomma l'importanza di questa partita e quindi ci tenevamo a fare bene anche perché era davanti ai tifosi che alla fine ho visto sono stati anche numerosi, quindi ci ha fatto molto piacere. Poi ripeto, ho detto già al suo collega che è squadra giovane e che ben inizia e a metà dell'opera, quindi siamo contenti perché giocavamo contro un'ottima squadra, quindi è inutile che stiamo qui a parlare dei nomi degli avversari che hanno magari a livello tecnico, a livello di esperienza, magari qualcosa in più di noi, però noi ci abbiamo messo forse dal punto di vista agonistico, dal punto di vista del temperamento qualcosa in più. E anche se alla fine la partita poteva anche finire in pareggio perché le occasioni sono state abbastanza eque, insomma, però forse è stato premiato l'atteggiamento di questa squadra giovane che ci ha provato insomma a limitare le loro fonti di gioco e poi è riuscita anche a uscire bene e a farsi pericolosa in un paio di occasioni, poi abbiamo sfruttato la palla gol che ci è capitata, ecco. Significa Capello, avete corso, sudato e lavorato alla grande. Ma sì, abbiamo lavorato bene perché abbiamo uno staff veramente preparato. Io ho girato diverse parti d'Italia e persone così preparate, ma anche a livello umano, che danno molto, fa molto piacere, non è facile trovarle nel mondo del calcio. Quindi penso che ci siano le basi per far bene. Poi magari domenica dopo domenica il campo ci dirà quello che possiamo fare, ecco, noi da parte nostra possiamo solo dare il massimo perché tutti vogliamo crescere, insomma vogliamo seguire le indicazioni del mister, dello staff e toglierci le soddisfazioni, ecco.